Uomini e donne, Turnover. Gianni Sperti insinua che Gemma Galgani ha chiamato i paparazzi. È da tempo ormai che la parola business è entrata a far parte del mondo di Uomini e donne. Anzi, c'è da dire che la prima ad usare quel termine è stata proprio Tina Cipollari. Ricordate all'epoca di quando Gianmarco Valenza era tronista e frequentava Laura Molina ed insieme hanno iniziato a pubblicizzare la marca di una chiave? L'opinionista accusò il tronista di essere lì solo per soldi e non per cercare l'amore. Ormai è risaputo che la trasmissione Uomini e Donne venga usata dai tronisti e corteggiatori come vetrina per diventare famosi nel mondo dello showbiz. Ma nessuno si sarebbe mai immaginato che anche le dame e i cavalieri del Turnover facessero la stessa identica cosa. Le dame e i cavalieri infatti sfruttano la loro popolarità per fare serate o sponsorizzare marche di gioielli o di abbigliamento, in cambio di denaro. Fin qui non c'è nulla di male, se però dimenticano la reale motivazione per la quale si va a Uomini e Donne. Vogliamo concentrarci a parlare dei protagonisti del Turnover. In un precedente articolo vi avevamo rivelato che Gemma Galgani e Marco si erano baciati fornendovi anche le foto tratte dal settimanale Top. Grazie alle anticipazioni di Uomini e Donne Turnover abbiamo appreso che Gemma Galgani inizierà la puntata con il consueto sfogo nei confronti di Giorgio Manetti e di Tina Cipollari. Ma non solo, perché esprimerà anche la sua delusione nei confronti della non reazione da parte di Marco. La dama torinese inoltre rivela che spesso Marco la sollecita a non prendersela. Gemma Galgani entra in studio e riprende a parlare del gabbiano, convinta del fatto che la loro storia si è chiusa il famoso 3 giugno, durante la famosa puntata serale nella quale Giorgio l'ha definitivamente lasciata. In studio si parla anche di un settimanale che ha pubblicato le foto del bacio tra Marco e Gemma, la quale però rivela di non saperne nulla. Gianni Sperti, a questo punto, interviene per dire che però i paparazzi non arrivano così dal nulla, ma si chiamano. Abbiamo capito bene? Quindi sono i personaggi pubblici che chiamano i fotografi per immortalare gli scatti, rubati? E magari dietro anche un compenso? E c'è ancora chi è convinto che le foto che si vedono nei giornali di gossip siano state fatte all'insaputa dei VIP, mentre invece è tutto programmato dietro compenso? Tina Cipollari a questo punto urla la parola business, mettendo anche in evidenza il fatto che un giorno, quando si spegneranno i riflettori su Gemma, sarà per lei una tragedia. Pensate che questa volta Tina Cipollari abbia ragione sulla questione business? Esprimete la vostra opinione. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.